che, e poi cercheremo di capire insomma anche che cosa potrà succedere, perché sarà un passaggio ad alto rischio per il governo se lei dice di no, vedo che dice di no, che non sembra convinta, se dovessero comunque esserci sui voti, sulla mozione di Emma Bonino, per esempio, i voti di Matteo Renzi. Ma vediamo intanto il merito, perché c'è questa mozione. Ma la mozione che ho presentato con altri 40 e più colleghi, alcuni del 5 Stelle, Matteo Richetti e molti di Forza Italia, Commissione Giustizia, è una mozione che non attiene alle ultime date di cronaca, più o meno comunque inaccettabili. Ma pone i problemi di fondo della mala giustizia italiana che viene da lontano, che non sono mai stati risolti e che anzi sono stati accelerati, a nostro avviso, in questi ultimi 2 anni, di una concezione della giustizia, diciamo, di populismo giustizialista. Basta pensare al fine processo mai, alla questione delle intercettazioni, a promesse del ministro mai mantenute, promise la riforma del codice di procedura penale, non si sa dove sia sparito, certamente non c'è, così come la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, anche quella annunciata, è sparita. Aggiungo la gestione insopportabile veramente di tutto il sistema carcerario, più polemiche evidentemente sul DAP, eccetera, eccetera. Insomma, io e i suoi firmatari riteniamo che questo ministro non è all'altezza di una giustizia giusta per tutti i cittadini italiani, colpevoli o innocenti, che la magistratura deciderà, non Quindi, sta a me o al ministro, però certamente così, a mio avviso, non si può andare non è allo specifico degli ultimi fatti, e cioè il caso di Matteo e le scarcerazioni dei mafiosi, le scarcerazioni poi. Daniela Preziosi, allora. ma non solo. Lo è quello, ma non solo, è tutto il resto. Allora, cosa può